Allora, siamo arrivati qui e direi di iniziare subito con le cose da mettere all'interno dell'astuccio, quindi andiamo in questo reparto. Ok, queste matite coloratissime, color pastello, secondo me servono per fare gli appunti super colorati e carini, quindi li prendo. Questo qua, che serve appunto per spillare i fogli, che mi serve per le fotocopie o appunti, cose di questo tipo, quindi lo prendo. E qui c'è questa penna, che è la più bruttina tra queste, però ha una particolarità, ovvero che è gel. Quindi mi serve un sacco per gli appunti e ne prendo tre perché non le troverò più, già non ci sono più quelle nere. Allora, gomme ragazzi, questa color panda, così alla fragola, annusiamo? Profuma di fragola, letteralmente. Ok, questa la prendo. Ragazzi, guardate quanto è carino questo. È per un correttore, cioè per correggere quando sbagli. È fatto a full lato di Starbucks, adoro. Lo prendo. Ragazzi, abbinata alla penna nera, prendo anche questo lapisone nero che è gigante. Quindi lo prendo. Oggi, non so, ho voglia di nero. E poi questo astuccino per mettere tipo lapis, penna, perché nell'altro, quello tutto brillantinoso, ho tutti i pennarelli, le varie cose, quindi lì metto le cose più basi. E mi servono delle forbici grandi. Scusa, ciao. C'erano le forbici. Prego, venite. Grazie. Sono tutte qua. Perfetto, grazie. Ciao. Ciao. Allora, scegliamo celeste abbinata forse all'astuccino, sono più carine celesti, quindi le prendo così. Allora, questo quadernone lo voglio prendere perché abbinato ai quadernini che ho già a casa, vi ricordate? Quindi lo prendo perché così stacco i fogli e li metto nei portalistini. Prendo appunti qua e li metto nei portalistini. Preso questo. Qui. Questo colore è bellissimo. Non potete capire che cosa ho visto. Guardate questa sveglia per la mattina, essendo che mi sveglio ogni mattina intorno alle 6:30 e devo sempre fare ritardo. Questa sveglia non mi farà più fare ritardo. E vediamo un po' cos'altro. Guardate questi portachiavi, quanto sono carini. Questo con la carta igienica come modo di vita è bellissimo. Questo gel mani da mettere nell'emergency bag che ho preso. Guardate questi occhiali. Che ne dite? Ora proviamo questo. Scegliete voi nei commenti, poi ripasso a riprenderli. Quindi vedrò i commenti e vedrò quale mi piace di più. Questo qui. Oppure questi leopardati così. Quale scegliete? Nero o leopardato? Uno, due nei commenti, scrivetelo, che vi controllo. Basta shopping back to school. Sì, stop. Ragazzi, giuro che questa è l'ultima cosa che prendo. Guardate questo appunta lapis, ovvero tempera matite, non so come lo chiamate da voi. Quale colore vi piace? Io mi sa che lo prendo rosa. Vedete, qui si appuntano le matite. Adoro. Preso. Andiamo a pagare. Sono molto felice. Ok. Andiamo a casa e ci aspetta una personcina. Ale, ma sei già qua? Cioè, ma queste ciabatte? Perché non ti piacciono? Le ho prese per scuola. Ah. Dai, me le ho prese in giro. Andiamo a fare il pranzo, dai, che è meglio. Ho preparato una ricetta che sicuramente non ti piacerà perché alla base ci sono i broccoli. Ho già però paura. È buonissimo. Ho già paura. Ok, Ale, pronta perché io ho fame, quindi... Oddio. Uova. Broccoli. No, spinaci. Fogli, broccoli. Oh mamma, ma com'è il prosciutto in fondo. Poi pomodoro. Pomodori. Funghi. Che schifo. Allora, questi sono tutti gli ingredienti perché la nostra ricetta serve per una pizza super squisita e salutare. Ci vogliono solamente 20 minuti per realizzarla, quindi iniziate a contare, ragazzi, via! Ok, allora, broccoli. Broccoli, ok. Sì. Un goccino proprio. Ok, basta.
Vediamo, Ale. Oddio. Non penso proprio che riuscirai a tirarlo fuori con quello. Cioè, non mi sembri tanto capace. Non sta andando tanto bene la situazione, è molto tragica. Ragazzi, ma l'hai rotto! No! Si è mangiato il mio mettolino preferito! Ma lo sai che non siamo buone a cucinare, né io né te? Non lo dire, non lo dire. Oh, hai schizzato il tavolo, Ale, hai schizzato il tavolo, non va bene. Adoro. È il mio primo uovo che ho fatto. No, scherzo, sono brava a cucinare, vero ragazzi? Ale, te che ne pensi? Non esprime. 4 uova, ragazzi, vanno messe. No! E Ale, dai, mamma mia. Ragazzi, mischiamo, quindi così. Ma non penso che si mischiano così, sai? Come no? Sì, fidati. Aiutami con un messolino, veloce, veloce, veloce. Ale, no, non lasciare i buchi, mettilo là, no! Non lasciare i buchi, bravissima. Ok, fine, basta, ferma quello. Non è tanto rotonda. Va bene, a noi ci piacciono le pizze strane. Cottura media, 8, metti il coperchio, 10 minuti, prendo il telefono. Ehi, Siri! Speriamo 10 minuti da ora! Siri, non serve a niente. Ale, al lavoro, tagli i pomodorini. Io intanto il coltello. Fate aiutare i vostri genitori, non fate come noi. Mischiamo queste due passate di pomodori che sono diversi e viene buono. Un po' di questo. Prossimo, ho tagliato i pomodori. Prossimo passaggio, mettere i pomodori nella passata e andare a mischiare il tutto. Ok, andiamo a vedere a che punto è la pizza. Perfetto, Ale si sta cuocendo. Che dici, mettiamo il pomodoro sopra? Va bene, dai, così si cuociono insieme. Vai, top. Ale, metti te. Ok. Mi sa che abbiamo fatto poca passata. Se adesso si mettono i funghi. Così, così. Ok, fatto. Ora mettiamo il pecorino. Ma basta! No, la ricetta dice che vanno messi 90 grammi di pecorino. Quindi mettiamone praticamente tutto tranne 10 grammi perché il pacchetto questi è di sono 10. Il pacchetto è di 100, quindi... Oh, è finito il timer! Ok, perfetto. Adesso che sono passati 10 minuti, dobbiamo mettere a cuocere altri 7 minuti insieme a tutto il condimento, quindi richiudi pure e aspettiamo altri 7 minuti e dopodiché andremo a mettere il prosciutto di pollo. Ale, ti va se lo mangiamo a metà? Adesso? È buono! Ale, sono passati 7 minuti, vediamo il risultato. Oh, ecco la pizza, è venuta. Batti 5. Top. Prendiamo il piatto e andiamo a gustarcela. Va bene. Ragazzi, stiamo raffreddando la pizza perché brucia troppo. Questi sono i risultati. Allora, dall'aspetto non sembrano proprio un granché, però, no, basta. Però assaggiamo e scopriamo se appunto è davvero buona. Perché un libro non si giudica dalla copertina, vero Ale? Sì. Stai imparando tante cose. Assaggiamo, ok, tagliamo. È buonissimo, vero Ale? È buono. Però lei ha tolto i funghi. Vabbè, comunque. Perché non mi garbano. La potete condire se la fate anche voi come volete. È super sana, buonissima. E io ragazzi vi voglio tanto bene. Grazie per essere stati con me in questo video. Vi mando un bacione e vi auguro una buona giornata e un buon pranzo se state mangiando. Ciao, ciao amici. Io mi godo la mia pizza.